al signor Spinelli, il primo possesso è proprio per la formazione di casa con Capitan Meroni, sottoservito Bazzelic che non riesce però nel controllo, palla persa per la Fondati, 2 minuti e 14 del primo quarto, c'è un'intensità già da playoff, ne siamo accorti già da questi primi minuti, Vigori ancora per la penetrazione di Giannini, intervento sulla palla da parte di Pana che recupera la sfera già dall'altra parte con chilometri di spazio, si prende la tripla e la manda a bersaglio da parte della formazione di coach Tonoli, palleggio di Gaston Whelan che vorrebbe movimento dei suoi, arriva a dargli una mano Valentini, poi ancora per Rocchi, Whelan si cerca lo spazio, va dentro la virata, Gaston Whelan d'accordo in quintetto in questo momento insieme a Banac, Petrucci e Gaston Whelan, 1.38 da giocare, più 3 per la formazione che ha la palla in mano, Casanova proprio per Vigori che si prende il tiro da 3 punti, riceve sotto canestro, ripetiamo 1979, la data di quello che è stato uno degli eroi della Globe Arena, attenzione Fisari quale non si prende la tripla, poi Whelan lui invece va da 3 punti, non è precisamente la specialità della casa, tiro corto, non riesce poi a recuperare Valentini, tiro da 3 punti senza pensarci due volte a bersaglio da parte della gara vinta mercoledì 89-79 contro Grotta Ferrata, spazio anche ai giovani da parte di coach Fanciullo, Rocchi il palleggio per Zoffoli che avrebbe lo spazio, si prende il tiro da 3 punti e questa volta va a bersaglio la tripla, ottava il giocatore nativo di Bottegone, dall'altra parte la Virtus addirittura con il pallone con una tripla dell'eventuale sorpasso, si prende proprio il tiro da 3 punti, Valentini lo manda a bersaglio, Marcus Price attenzione sotto, intanto perso Barak e per il sprecato molto per allungare tra la fine del secondo quarto in questo inizio di terza frazione di gioco, Banzevic si va da Price, capisce tutto Banach il quale passa a alzare due dita per andare a recuperare questo pallone, Petrucci in palleggio, prima con la destra con la sinistra, torna da Valentini che con l'aiuto del punti parziale di 11-6 proprio per la formazione di casa, Rocchi va dentro, scarico per Whelan nell'angolo trovato per il tiro da 3 punti, Petrucci e questo di Caserta e poi sbaglia il secondo, una sassata, partecipato anche alla European Youth Basketball League vincendo la categoria under 16 da giovane questo giocatore bielorusso, 58-52 il punteggio, attenzione Petrucci sotto per Bana che viene francobollato da Cittadini, si è chiusa benissimo la difesa e allora ci pensa lui, delle azioni d'attacco che hanno previsto soltanto l'uno contro uno e l'isolamento del giocatore che poi ha cercato la soluzione a canestro, Cittadini, l'assist per Vigori, che azione di Viterbo che non va, il rimbalzo è di Petrucci ma è stata davvero una magia quella di Cittadini per Vigori che ha avuto davvero a disposizione il piazzato del più 5, 4-16 3 da recuperare, 4 falli per squadra, attenzione Bana che non si avvede quasi nel passaggio, dall'angolo da 3 punti! L'ur! Punto 4 direi almeno, e siamo ancora a meno 2, 6-2 a 6-0, 2-13 da giocare, tutto ancora da scrivere il finale di questa partita, Cittadini sbaglia canestro, è un pericolo pubblico, lo era ai tempi della nazionale della Serie A, figuriamoci questa, e 33 da giocare. Attacco che comincia a diventare molto importante, già questo per la Virtus, Frisari per Whelan che è sparito dopo un ottimo secondo quarto, ancora Whelan va dentro, Petrucci tira da 3 punti, ci pensa lui, stoppata di Vigori, c'era un fallo su Whelan non fischiato, clamoroso, 30 secondi, parità, anzi 64-63, chiediamo scusa, e palla nelle mani di Viterbo. Discrepanza di 10 secondi tra i due cronometri, Price intanto tentativo di dai e vai, palla recuperata da Zoffoli il quale va dentro, Zoffoli schiacciato Frisari e segna il Friso, subisce il fallo e andrà in lunetta, importante questo tiro libero, Frisari corto, attacco della formazione di casa, 5 secondi, 6 secondi, 4 secondi, 3 secondi, Price segna, Price time out di Tonoli, segna Price, scelta ovviamente rimessa nelle mani di Gaston Whelan, vediamo se si cercherà un lungo o un tiratore, palla sotto, sbaglia Banach la schiacciata,
aveva giocato benissimo in questa circostanza la Virtus. Errore di Banac, si chiude la gara con la vittoria 66-65 di Viterbo.